copia. Passo io. Oh. Le distribuisci? Sì, sì. Ok. Sì. Però io leggo là in cinese. Vorrei sentirla prima in cinese e poi in italiano. Sì, 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 sì. Giusto per sentire suoni diversi. Sì. E... comunque, ormai il cinese sono ovunque. Anche qui alla Mefide, anche noi scriviamo anche la poesia. Noi non siamo quindi razzisti. Noi abbiamo solamente i negozi. Non siamo razzisti e veniamo a fare spesa nei vostri negozi, quindi non c'è problema. Sì. Innanzitutto vi ringrazio veramente per questo invito, per questa accoglienza umana. E grazie mille, sono veramente onorato a condividere un po' delle mie idee e pensieri del vostro territorio, anche con un territorio, come si dice? Patrone preistorico. Genius Loci. Genius Loci, sì, grazie. Allora, sono stato qui due mesi fa con il ricercatore del CNR che si chiama Giuseppe Sorrentino, che mi ha fatto veramente mi ha dedicato una settimana di tempo per farmi scoprire Irpinia. Cioè, siamo stati qui anche e mi ha veramente colpito sin dal primo momento quando ho toccato la terra della Mefide, soprattutto il contrasto tra la morte e la vita, no? È molto interessante e ho scritto questa poesia. Adesso mi permetto di leggere prima in cinese, e dopo però vi prego anche di immaginare al di là, cioè il linguaggio non importa, importa che cosa, la cosa più importante è il cuore che ascolta, che percepisce, che osserva. Sì, sì, sì.